Bro, come va la casa? Ah, la casa? L'ho già terminata. Ah, davvero? La voglio vedere. Allora, come puoi vedere qua, l'ingresso è molto carino, abbastanza spazioso e ben decorato. Oh, ci sta. Com'è il salotto? Il salotto è molto grande, devo giusto aggiungere qualche quadro così la miglioro. Quante camere da letto ci sono qua? 2, ma devo ancora migliorarle, però dovresti vedere il mio pezzo forte. Ah sì? E quale sarebbe? La sauna con doccia, vieni, te la faccio vedere. Spazioso devo dire, però non vedo il contatto per attivarla. Tasti? No, è automatica. Figo, è di manifattura giapponese o cosa? Meglio, è tedesca. Ah, capisco, come scusa? Chi te l'ha venduta? Ah boh, era un austriaco, un po' bassetto, sembrava un po' fatto, forse era un pittore. Cos'è questo sasso? Aiuto, aiuto, aprite questa porta, aprite! Minecraft, ma abbiamo mezzo cuore, e c'è il bro. Oh no, siamo sulla punta del Monte Everest, che sfortuna. Ma va a cagare che ci siamo andati in cattiva. Stazzi! Comunque siamo molto in alto, come facciamo a scendere adesso? Semplice, adesso te lo mostro. No bro, aspetta, non c'è acqua, ferma! Allora bro, smettila di fare cazzate e vediamo di scendere in maniera sensata dalla montagna, ok? D'accordo, d'accordo. Perfetto, dovremmo fare parecchio parkour, quindi meglio se cominciamo. E uno, poi qui, oddio. Perfetto, ora qui. Mi sei adesso difficile? Tutto bene qui dietro? Ma dov'è? Vabbè, poco importa, continuiamo. Oddio, se è difficile. Ultimo salto. E ce l'ho fatta. Chissà dov'è il bro? Eccomi. Cosa? Ma da che parte sei arrivato? C'è il sentiero. Allora bro, mi serve solo una chest di legna. Solo una, non 100, non 1000, non tutta la cazzo di Amazzonia, solo una cesta di legna, ok? Perfetto. Ora io esco, ritorno fra 2 orette, mi raccomando, non più di una cesta, va bene? Ok, a dopo. Ok, sono tornato. Ah, a quanto pare mi hai ascoltato veramente stavolta. Quanto cazzo hai minato? La madonna. Sì, vabbè, ma che cazzo è il Sahara? Ehi bro, mi potessi costruire un piccolo campo da calcetto? Piccolo, piccolo. Mi raccomando, da calcetto. Non quello per i mondiali del 2026, ok? Perfetto, a dopo. Sono tornato. Dov'è il campetto? La madonna. Ma quanto grande. Ti avevo chiesto un campo da calcetto, non l'olimpico. Ehi bro, oggi avrei bisogno di una build abbastanza grande, ma non troppo. Deve essere un castello piccolino. Nulla di complicato per te, no? Comunque lo farai? No. Aspetta, perché stai parlando? Non c'era nel copione. Anche questo non c'era nel copione, vero? Che stai facendo bro? Smettila. No. Adesso tu la smetti di sfruttarmi come un cane e fai tu la build che mi hai chiesto. E perché mai dovrei farla io? Ah sì? Allora guarda a destra. I miei genitori, cosa ci fanno qua? Costruisci, oppure sarà l'ultima volta che li vedrai. No, ti prego, non farlo. Ti do 20 minuti, la voglio finita quando torno. Rieccomi, dove sarebbe il castello? Questo. Sta merda sarebbe un castello? Ti ho dato ben 20 minuti e tutto quello che hai saputo fare è creare questo aborto di terra? Avrei costruito Hogwarts in meno di 5 minuti e tu? Tu sei solo un cazzo di fallimento. Se cercassi la definizione di incapace ti sarebbe scritto il tuo nome, sei inutile. Ehi bro, ho bisogno di un piccolo bunker per un video. Un piccolo bunker. Ok? Non devi ricreare un bunker di GTA 5, devi solo creare un piccolo bunker. Va bene? Perfetto, a dopo. Sono tornato. Dov'è il bunkerino? Oh, finalmente, sembra piccolo. Ci sta, 4 stanze, ascensori, mi pare abbastanza comodo. Ah, c'è un'altra entrata. Ma quanto cazzo è grande, scusami. Ma quante stanze hai fatto? Questa è solo una zona. Bro, ma che cazzo è il castello di Demon Slayer? Ma dove vado trovo nuove stanze? Bro, ma quanti piani hai fatto? Ma tu sei un pazzo! Allora, bro, ho bisogno di una piccola barchetta. Piccola barchetta. So che il tuo senso delle dimensioni è uguale a quello di una donna, però quando ti dico piccola, intendo piccola, ok? Perfetto, a dopo. Sono tornato. Fammi vedere. Ah, finalmente una barchetta piccola. Alla fine mi hai ascoltato, vedi? Aspetta, che intendi che non è quella? Se vabbè, ti ho chiesto una barchetta per viaggiare, non una nave per cercare One Piece. Allora, bro, visto che ho ucciso il mio cane e vuoi farti perdonare, potresti costruire una tomba per lui? Mi raccomando, nulla di sfarzoso e soprattutto nulla di gigante, ok? Perfetto, a dopo. Rieccomi. Come va con la build? La madonna. Mi serviva una tomba per il cane, non un cazzo di cimitero. Mica è morta tutta sta gente. Dietro? Cosa c'è dietro? Bro, ma quando cazzo l'hai uccisi? Allora, bro, oggi siamo in un mondo super piatto e ho bisogno che tu lo riempia con degli alberelli creando una piccola foresta. Piccola. Mi raccomando, non mettere tanta roba. Bastano solamente 5 o 10 alberelli. Capito? Perfetto, a dopo. Sono tornato. Dov'è la foresta?
Sì, la madonna, quanto cazzo grandi. Le avevo chiesto una piccola foresta, non la foresta degli alberi giganti di Attack on Titan. Se ci entro dopo trovo il gigante colossale. Perché stai guardando in alto? Oh me. Allora bro, ho bisogno di un piccolo castello. Piccolo. Non medio, non grande. Non il cazzo di castello di Owl. Ok? Perfetto. Io esco. Ti do un'oretta, così perlomeno sono sicuro che non costruisci roba immensa. E ritorno. Va bene? Ok, a dopo. Sono tornato. Dov'è il castello? Ah, quello ti pare piccolo? Minchia, Hogwarts in confronto pare un castello di sabbia. Allora, bro, ho bisogno di una piccola miniera. Piccola, piccola, capito? Bene, io vado a pranzare, torno fra una quarantina di minuti e mi raccomando non alimentare stereotipi. Va bene? Ok, a dopo. Sono tornato. Dov'è la miniera? Ah, minchia! Questa è la miniera? Pare un cazzo di villaggio, ma come dovremmo utilizzarla esattamente? In che senso non la utilizziamo noi? No, bro, ma tu sei un coglione! Allora, bro, ho bisogno di una piccola prigione. Non media, non grande, non una cazzo di Alcatraz. Quindi io esco, torno fra un po' e mi raccomando, niente di bannabile, ok? Perfetto, a dopo. Sono tornato? Beh dai, devo dire. Piccolina, ci sta. Ah, mi vuoi far vedere l'interno? Ok. La madonna. Ma è come un'auto di un clown. Vabbè dai, almeno non è bannabile. Eh? C'è un'altra parte? Vabbè, vediamo. Bro, no, ma te sei un coglione. Ehi, bro, molta gente di recente ha iniziato a scrivere nei commenti roba come chiedi al bro di farlo enorme così te lo fa piccolo, digli di costruire roba grande e vedi cosa succede, e su di lì. Vuoi per caso rispondere tu a loro? Allora, brutte merda. Oh, calmo, sono degli iscritti. Avete rotto il cazzo con questi commenti sulla grandezza delle mie build. E non solo avete rotto a chiederlo, siete pure ciechi perché lo abbiamo già fatto. Ok, va bene, però stai tranquillo, non puoi dire queste cose. Va bene, volete qualcosa di piccolo? Allora vi mostro io qualcosa di piccolo, Ve lo mostro io. Aspetta, cosa vuoi fare? Perché sento delle TNT? Ehi bro, oggi vorrei che tu costruissi qualcosa che mi faccia sentire meno povero del solito. Qualsiasi cosa, anche una scarpa, tanto ormai valgono quanto l'oro. Basta che sia qualcosa di ricco e che faccia views, ok? Perfetto, allora io vado. Che c'è? Hai già fatto! Ma non è passato manco un secondo! Vabbè dai, fammi vedere. Due supercar? Ma no, ma io manco le volevo! Che poi non sono manco supercar ora che le guardo meglio. Cosa c'è bro? Wait, Ciccio Gamer? Perché è qui? Pensi di farmi paura con quella pistola, eh? Oddio, una denuncia, scappa, bro, scappa! Ehi, bro, ti ricordi di quella barchetta di One Piece che mi hai fatto tempo fa? Sì, me la ricordo, ho sudato parecchio per costruirla. Beh, ecco, diciamo che è affondata. Ti giuro, fossi stato qualcun altro a quest'ora avresti le scarpe di cemento. Comunque ne ho bisogno di un'altra, una un po' più grande e magari inaffondabile. Certo, certo, te la faccio subito. Grazie, bro, torno fra poco. Sono tornato, dov'è la nave? Eccola qua. Carina, anche se mi ricorda vagamente qualcosa. Stai tranquillo, questa è inaffondabile ed è pure famosa, ci hanno fatto pure un film. Oh, figo, allora mi fido. Già, non mi sarei dovuto fidare. Ehi bro, è da un po' che non ci vediamo. So che ti mancavo, ma non abbiamo tempo da perdere. Ho già stilato una lista di video da fare per le prossime settimane, quindi direi di iniziare con una piccola build di un palazzo. Hai rotto il cazzo. Bro, Hai rotto il cazzo, capito? Hai rotto il cazzo. Bro, che succede? Sta parte non c'era nel copione. Ehi bro, mi fai questo. Ehi bro, mi fai quest'altro. Sei un cazzo di parassita. Bro, ma che ti succede? Perché mi stai dicendo questo? Ogni volta a dire no, è troppo grande, era meglio piccolo. Cos'è? Nessuna ragazza ti ha mai detto questo? Bro, ma stai esagerando. Esagerando? Ora ti faccio vedere come esagero. Guarda a destra, su, guarda. Cos'è che hai fatto? Oh merda. Allora bro, so che ormai ti sto sfruttando per tutto e so che vorresti riposarti, ma potresti costruire una piccola e mi raccomando piccola torre? Nulla di troppo sfarzoso o strano, va bene? Perfetto, a dopo. Sono tornato. Aspetta, quella torre l'ho già vista. Mi ricordavo di averti chiesto una piccola torre, non di ricreare il Signore degli Anelli. Un attimo, le nuvole non ti sembrano un po' strane oggi? No? Forse hai ragione. Ci è mancato poco. Bro, fai qualcosa di piccolo, ti prego. Stavolta veramente, fai qualcosa di piccolo. Fallo per l'audience. Sappiamo entrambi che se lo fai la gente sarà felice. Quindi, per favore, fai una build piccola. Ti prego. Grazie, a dopo. E eccomi, ora mi girerò e sicuro troverò una build gigante. Forse mi sono girato dalla parte sbagliata? Ah, è veramente quella? Finalmente ci sei riuscito? Non so cosa dirti, complimenti. Vedi che le dimensioni non contano? Cosa? Ti devo seguire? Ok, entriamo se vuoi, ma sarà stretto. Ma porca puttana. Bro, mi potresti costruire una grande coltivazione? Non serve che tu la faccia variegata, basta che sia larga e abbastanza grande, ok?
Perfetto, ricordati però di evitare roba inutile come le barbabietole o le carote, va bene? A dopo. Sono tornato? Strano, non vedo niente. Dove l'hai fatto? Ah, qua sotto? Perfetto, allora scendiamo. Non capisco però perché sia così nascosto. Hai creato una piantagione d'erba, ma immensa. Aspetta, ma quelli sono villager? Li stai usando come schiavi? Bro, non puoi fare una cosa del genere. Va bene, allora li elimino. No, fermo, non farlo. Allora, bro, visto che non mi ascolti mai quando ti chiedo di fare build piccole, bene. Builda quello che vuoi, il più grande possibile. Non me ne frega niente, fai quello che ti pare, va bene? Hai la creativa, ti puoi divertire, ok? Perfetto, ci vediamo dopo. Sono tornato. Bro, ma che cazzo hai creato? Ma è un sistema solare! Ma come hai fatto? Ma tu sei un pazzo! Allora, bro, ho bisogno che tu mi crei una piccola scuola per l'estate. Piccola, e mi raccomando, nulla di troppo stravagante. Ti ricordo che è una scuola, non un parco giochi, ok? Perfetto, a dopo. Sono tornato. Ma cosa hai costruito? Questa sarebbe una piccola scuola. Bro, dovevi ricreare una scuola, non Jujutsu Kaisen. Allora, bro, ho bisogno di un posto abitabile. Un piccolo posto abitabile. Quindi una casetta. Non un cazzo di castello. Non la reggia di Versailles, capito? Perfetto. Torno fra 20 minuti e mi raccomando, piccola. Va bene? A dopo. Sono tornato. Mi mostri cosa ho fatto, dai. E la madonna, ti avevo chiesto un posto abitabile, non un cazzo di pianeta. Ehi, bro, ho bisogno di una build di una navicella spaziale. Puoi farla anche un po' grande stavolta, ma poco. Inoltre ho bisogno anche di una piccola base dove farla atterrare. Non la voglio gigante, ok? Perfetto, a dopo, sono tornato. Ma dove cazzo siamo? Ah, ma questa è la base. Ma ti pare piccola? E questa sarebbe la navicella? Bro, non dovevi ricreare Star Wars. Allora, bro, visto che tanto non ho voglia di fare nulla, non è che mi potessi costruire una piccola città? Ti prego, piccola, capito? Falla piccola quanto il tuo membro, che non ce la faccio più a vedere robe grandi, va bene? Perfetto, a dopo. Rieccomi. Questa non è New York. Vero? Ma non puoi fare ogni volta roba gigante. Che comunque questi grattacieli sono più bassi dell'uomo ideale delle ragazze, ma dettagli. Oggi bro ha costruito uno zoo, e quindi lo andiamo a vedere assieme a lui. Guarda che bellini i polli, ci sono pure le api e le mucchine a destra. Quale andiamo a vedere ora? I maialotti, solitamente io vedo solo al Mac. Vediamo che c'è scritto in questa teca. Ah, pesciolini, vabbè, ci sta. Invece qui, ah, altri pesci. Beh, devo dire, creativo. Comunque ho notato degli animali particolari, non li ho mai visti su Minecraft, cosa sono? No, bro, ma sei un coglione. Dark, obbligo verità. Ma sì, dai, direi obbligo, tanto che sarà mai, devo chiamare qualcuno, dichiararmi o cosa? Bene, io voglio che tu ti facci inculare da quella macchina, adesso. Aspetta, cosa? Forse abbiamo già provato le telecamere, quindi prego. Stai scherzando, vero? Su, dai, non essere timido. No, sto cazzo che lo faccio, tu sei fuori di testa, io mi rifiuto. Non hai capito, non è una richiesta, è un obbligo. Ehi, bro, visto che ogni volta fai delle build giganti, ho deciso di importi l'uso della cheese e dell'embits. Così perlomeno ti obbligo a fare costruzioni piccole. Costruisci quello che vuoi. Tanto ti do un'oretta e non riuscirai a costruire nulla di grande. Comunque devi sempre fare il rompi. Ma che è sto suono? Sai, a YouTube non piacciono le parolacce, quindi adesso ci sarà il pip. Sì, ma che. Su, forza, non ti lamentare. A tra poco. Sono tornato. Come hai fatto? Ah, sei già tornato. Pensavo mancassero ancora 2 minuti. Volevo fare una statua, ma niente. Aspetta, una statua di cosa? Una statua di... Ehi, bro, mi riusciresti a creare una build infinita? Ne ho sempre voluta vedere una, ma non le so fare. Me la faresti? Perfetto, allora torno fra pochissimo. Rieccomi. Ma dov'è la build? Io non vedo niente. Cos'è questa musica? Aspetta, Demon Slayer. Oh, merda. Perché la mia luce è rossa? Ehi, bro, oggi voglio farti costruire qualcosa di originale. Lo so che ogni volta sono io a chiederti cosa fare, ma ormai la gente si sta stufando del fatto che ti sto trattando come uno schiavo. Quindi costruisci quello che hai in mente. Cos'è che pensi sempre e vorresti costruire? Lo farai? Perfetto, a dopo allora. Sono tornato. Ma veramente? L'impero romano. Ma bro, dai, non alimentare gli stereotipi. Cioè, avevi tipo 11 civiltà diverse e tu hai scelto Roma.